Eccoci qua ragazzi, salve, salve, eccoci. Dove sono? No, mi ha fermato. Parte perché così? Scusa, Cioè, aspetta, mi stai dicendo che sono. Ma io sto andando. No, no, qua io stavo andando. Vabbè, ma fermate in prima. Vabbè. Allora, salve ragazzi, eccoci qua su Gotham Knight, raga. Oggi dobbiamo andare. Mo' dobbiamo andare all'hotel. Mouse, voglio alzare il volume. Mouse, ecco qui. Ma posso arrivare fino là in fondo? Sì, no. Che c'è qui? Mai arrivato fin qui. Preso. Ok, noi dobbiamo arrivare là. Ma io. Posso fare una domanda? Ma io, attrezzatura, sfide, che era? Database. Io in realtà ho delle cose qui. Prima tutto guida. Buongiorno. Oh, elettroelemento tossico, elemento bioelettrico non l'ho ancora utilizzato. Ho quello di ghiaccio con tu. Contundente. Ah, filati. Ok. Qua invece. Ok. Vabbè, profili. Fazioni. Ah, giusto. Ah, perché cambia il colore? Vetera. Ah, esistono. Ah, ecco la differenza. Ok. Ah, quelle vetera. Danni veleno. Questi qui hanno il danno veleno. Cioè, aspetta. Resistenza al vero, grazie. Tempo al ghiaccio. Buono a sapersi, è vero. questo è nuovo. Debolezza elettrificante. Buono. Oddio. Vabbè, debolezza a fuoco, non mi sorprende. Collezionabili. Ma perché so Batgirl? Cioè, a me fa ridere, so Batgirl, ho i costumi, i cosi di Batgirl, basta. Ok. Vabbè. Dobbiamo arrivare là, ragazzi. Guarda com'è figo volazzo. Campanile, ho raggiunto l'Orchard Hotel. La porta sulla balconata sarà aperta, il punto d'accesso. Una suite. Hai fatto le cose in grande, campanile. Che non diventi un'abitudine. Non abbiamo più accesso alle carte di credito di Bruce. L'avevamo già sentito, lo ricordate? Quindi ora dobbiamo. Quindi ora possiamo entrare per di qua? Ma quindi non ho capito, ci camuffiamo quindi. O facciamo una cosa incognita, perché solo dobbiamo fare una cosa incognita. Per questo ho scelto lei. Perché sia lei, sia Robby erano i più idonei per fare stealth e gironzolare qui. Intanto mi sto prendendo una VVC. Ok. Campanile, ci sono. Ora cerchiamo i gufi. Trova un posto sicuro per origliare nella sala da ballo. Se la sicurezza ti vede, hai chiuso. Vabbè, missione stealth, raga. Ecco la sala da ballo. La festa sembra in pieno svolgimento. Sono tutti con la maschera. La maschera mi prude. Anche la mia.
pivelli non siete abituati. Livello 15, vabbè, noi siamo... Dobbiamo spegnere le telecamere. Ho sentito che stasera vengono i Wyclef. Sarebbero stupidi a non farlo. Quindi incontreremo anche i pinguini. Ci vuole tanto. La festa sarà già finita quando ci lasceranno entrare. Sei sempre così impaziente. Ecco qua che se ne va. Quest'anno c'è più sicurezza. Ok, quindi loro... È un angolo, vedete? Devo andare per quella zona lì. Devo fare bella figura per non rovinare la vita entrambi. Ah, proprio quello. Come facevi a saperlo? Perché mi hai detto la stessa cosa l'anno scorso, quello prima e quello prima ancora. Vabbè, se questo è stealth, ragazzi, una barzelletta. Non mi conviene abbatterli, perché se succede qualcosa faccio danni. Credimi, se riusciamo a privatizzare la sanità a Gotham, diventeremo ricchi sfondati. Non lo so, non tutti potranno permetterselo. Si indebiteranno per farlo? Fidati di me, pagheranno. Ah, la sala da ballo sarà piena di vermi come questi due. Ah. Che è successo? Sento messaggi. Okay. Non mi interessano le tue storielle. Allora mia nonna avrà il cuore. Non mi interessa, mi avevi promesso un cuore. Ora devo partecipare al banchetto. Ma quando avrò finito, io e te faremo un bel discorsetto con i miei collaboratori. Sul serio, questo era uno stealth. Un saluto a Bruce Banner, quindi. Un elogio. Apriamo. Se questo era uno stealth, raga, io ho visto di peggio. Ma una domanda, ma qui vedremo Catwoman. Non farti scoprire. Ah, ok. Deve essere l'ingresso. Altrimenti perché lo metterebbero qui? Ancora con quella sciocca teoria. Hai visto l'ascensore? Il piano 13 non esiste. Non badate a me. Questa sera faremo colpo sulla voce, ne sono sicuro. È una brutta maschera, frate. Ok. Vediamo un po'. Ci sta pure perché lei era un hacker, quindi ci sta. Campanile, ho disattivato i sistemi di sorveglianza. No. Ben fatto. Ricorda, quelle guardie sono membri della corte travestiti. Neutralizzale se puoi. Credi di poterla passare liscia? Scopriamo dov'è e colpiamo duro. Qui c'è qualcuno, me lo sento. È una dei nostri. C'è qualcuno. Cercando di sfuggire. Beh, non è vero. Fatti vedere immediatamente. Temo che stavolta non ce la faremo. Stai parlando con me, non ho capito. Che diavolo! Dai, colpi!
Boh, volevo interrogarla. Se me lo faccia fare. Erano tutti qua, e comunque. Un'apertura. Sì, volevo vedere. Volevo vedere se c'era qualcosa qui. Campanile, sono fuori dalla sala. Sto entrando. Ben fatto. Vedi che devo fare così. Vedi che si deve sempre perlustrare. Peccato che dovevi per forza abbatterli in questo modo. Vediamo quanti gufi si sono appollaiati. Fa attenzione e registra tutto. Hai fermato il registro? Come potevo non farlo? Devo far colpo sugli altri. Hai visto i nomi che ci sono? Sì, senatori, giudici, CEO, c'è persino il sindaco. Guarda chi c'è là in fondo. Allora, io vorrei fare in ordine così, perché ci sta quello in mezzo che secondo me è più importante. Non ti avevo detto che era richiesto un abbigliamento formale. Questo è formale. Sei stato alla scala est dell'hotel? Sbaglio, l'hanno chiusa. So che è infestata. L'ho sentito anch'io. Strani rumori, quasi grida. E quei graffi sui muri. So che cosa devo andare a controllare. Hai saputo dell'assistente di Langstrom? Meritava di andarsene. Come Kirk. Non tutti sanno stare al loro posto. La voce ricorda. Non ho ancora trovato la voce. Tutto qui è quello che hanno fatto per il grande Bruce Wayne. È imbarazzante. La mia morte sarà spettacolare. Fuochi d'artificio, danze, sculture di ghiaccio. Incredibile, Bruce Wayne non c'è più. Già, speravo mi facesse da cavaliere quest'anno. Cosa? Non mi riceverà? Sono il sindaco, maledizione. Temo che la sua agenda non lo permetta. Dì a Kane che non mi farò tagliare fuori. Il mio ufficio esige rispetto. Certamente, sindaco, sai, lo farò presente. Ora tocca all'ultimo, che secondo me è quello più importante. Guarda qui, anche da morto Wayne cerca di superarci. Concediamogli il tripudio finale. Dopo stasera non sarà più un problema. È vero. La sua morte dovrebbe essere una celebrazione. E questa cosa sarebbe? Ho qualche corrispondenza. Cadranno delle teste. Tutto qua? E li ho fatti tutti. Oddio, questa qui. Pari ballo bene. Perfino benissimo. Chi avrebbe pensato che sarebbe servito questo a darci una svegliata? Mi dispiace interrompere, ma è ora. Ah, ma certo. Continueremo più tardi. È fatta. Ok. I lastri di Gotham, concedetemi la vostra attenzione. Con mio immenso piacere vi presento l'artefice di questa serata. È per forza la voce della corte. Non prova nemmeno a nasconderlo. Grazie per il caloroso benvenuto. Ma la serata non è per me. Siamo qui per ricordare uno dei migliori figli di Gotham, Bruce Wayne. Tutti credevate la sua vita mondana. Io la sua beneficenza. Un impavido difensore della nostra città. Oggi non c'è più.
ma il suo contributo per la città di Gotham resterà nei decenni a venire. Questo è per te, Bruce. L'ultimo della cara famiglia Wayne. Ci hai aiutati in modi che non puoi immaginare. E noi, famiglie sopravvissute di Gotham, ci impegneremo per essere all'altezza della tua eredità. Figo. Mi piace. Bella narrazione. Ok. Lo stealth però potevano farlo un po' più. Sì, almeno per me. Credo proprio di aver trovato la voce della corte. Fantastico. Seguilo, forse scopriremo chi è davvero. Avevo detto che lo... Oh. Le camere, vedete? Signore, ai laboratori serve più Dionysium per rispettare i tempi di produzione. Ne sono consapevole. È tutto pronto. Fagli sapere che mi aspetto che si raggiunga quota. Niente scuse. Grazie, signore. Voce modificata, comunque. Cioè, ha una voce... modificata. Dai, dammi uno stealth decente stavolta. Uno stealth che già vado qua praticamente. Vabbè, però se ne va mai. Sai che non puoi chiamarmi quando sono al lavoro. Scusami, ma... pure tu, eh? Sì, una tristezza, pure lui si è messo in un modo per fregare. Madonna, che culo. No, cavolo, ma dai, qua ho sbagliato io, qua ho sbagliato io. Ma come fa? Non possiamo scappare. Vabbè, alla fin fine era quasi andata bene. Però cavolo, era perfetto. Sei già morta, Doctor. Ah, però fa. Sul serio. Sì, sono pronto. Aspetta. Vabbè, ormai è andata, quindi sì, spegniamo. Azzo, non l'avevo visto proprio. Però che sfiga, però, eh. Ah, però c'era anche questo. Wow, certe cose non le avevo sgamate, sul serio. Ci sta un altro là in fondo. È un peccato che potevo acchiapparlo e fregarlo. Perché se l'avessi acchiappato in tempo, avrei fatto un bel giro e menare tutti senza problemi. Sprechiamo ora. Quello è tutto fare il giro, quindi dobbiamo andare per di qua. Un vero peccato. Vabbè, sì, me lo sentivo che dovevamo andare là, eh. Andiamo? Andiamo. È un peccato. Ho fatto il tasto sbagliato e mi ha fregato.
È tutto pronto? Con il permesso della corte. Eccellente. Ci rivediamo di sotto. Madonna. Ca. Mi sa dice che quei piani possono fare qualcosa. Vabbè, no, non credo. Comunque era brava a suonare il piano forte Barba Gordo. Batgirl, abbiamo trovato un 13° piano nascosto sulla piantina dell'hotel. Forse la voce è lì. Quanti cacchio di messaggi mi stanno arrivando? Scusatemi, raga. Ok, poi. Ok. Allora, stavamo dicendo. Ah, ok. Un attimo, vedere se c'era qualcos'altro, no? Vabbè, quello sì. Meglio non rischiare di attivare l'allarme. Quindi cosa vuoi che io faccia? Scusami. Quindi non vuoi che io suoni? Ah, ok. Era scontato, se mi dici di andare al 13° piano. L'ambientazione però dovrebbe portarmi al 13° piano. Un po' abbandonato quest'area, eh. Ok, ma ok, no, stavo un attimo guardando. Lol. Ok, vabbè. Stavo vedendo, scusa. Campanile. Vedo una delle porte della corte. Deve essere questa. Ricevuto. Massima attenzione. Sì, sì, fammi insieme prendere le cose nell'aria. Vabbè, però non so. Ora vediamo che succede, eh. Vediamo cosa nasconde la corte. Vediamo di non farci sgamare. Osserva, nascosta tra le mura. Questa è verità letterale. Vuoi che noi costruiamo nidi perfetti sotto la pelle della città perfetta? Hanno inciso i discorsi della corte su vinile. Quando si dice analogico? Volume 3, volevo vedere il volume 2. Sì, giusto, effettivamente. Se lo analogico. Sentiamo un po'. Mentre attraversiamo i corridoi del potere a testa alta, tra le nostre mura si cela il vero fine, che la corte sussurra nelle orecchie di ognuno, come fa Cirano a un appuntamento col destino.
Sempre stato di te che suonava. Sì. Ok, li sto ascoltando tutti, perché anche se là mi dici dove andare, con l'inquadratura già avevo capito. Dicono che il gufo possa voltare la testa per intero se guarda le spalle dalle creature che potrebbero prenderlo alla sprovvista. Sì, mi stavo dirti un attimo. Ok. Vabbè, l'ho visto, stato di gufo, ma è ovvio che per quello servirà qualcosa. Infatti vedi che me l'ha fatto aprire. Interessante. La faccia dell'hotel. Volti di tutti i membri o i più importanti. Un po' antico. Nulla di cui preoccuparsi, dunque. Tutto nella norma. Bizzarro. Ehi tu! Ci danno la caccia, attenzione! Non può sapere che sono qui. Ok, è andata. Ero sicura ci fosse qualcosa. Meglio stare attenta. Azze, poi quello è il problema. Non mi piace per niente. Non c'è da preoccuparsi. Ne ho menato in pratica solo uno. Sconfiggo il mio. Sembra che la voce abbia organizzato un incontro. Che cosa guardavano? Però prima vorrei vedere quello. Ah. Sentiamo un po'. Ma non è certo un animale da sottovalutare. Si tratta pur sempre di un predatore, come noi. Ok, però questi sono civette, non sono gufi. I sviluppatori non sanno la differenza tra civette e gufi. Quello è un gufo. Queste sono civette. Si riconoscono dalla faccia. Ok, continuiamo.
Allora, vediamo questa para... Quando si è scoperto che Langstrom lavorava segretamente per quegli scarafaggi, l'abbiamo eliminato. I nostri alleati... Okay. Merda, la corte ha davvero ucciso Langstrom. Se riesco a portare la registrazione a un giudice, basterà a condannarli. C'è ancora molto da pulire. Distruggete tutto. Fate sparire ogni traccia di Langstrom. Dobbiamo mandare un messaggio. Sei un gufo della corte. Solo finché resti fedele alla corte. Ok. Prendiamo questo CD strisciato. USB. Bravi. Detto una chiara a qualcuno. Riconosco alcuni di questi nomi. Sono tutti morti o scomparsi. C'è anche Langstrom. Deve essere una lista di obiettivi da eliminare. Ah, prende la penna. Che sto scemo. Lo sento un po' un casino. È svenuta. Scopriamo chi è stato. Cinque euro che stanno arrivando. Sconfiggi i membri del... E dove stanno? Cioè, aspetta. Da dove sono usciti? Vabbè. Cioè, da dove siete apparsi? Perché le avevo sentito parlare, ma non le avevo viste. Dai, solito idiota che va dove. Vabbè, mo lo prendo. Ecco dove avevano aperto. Bella botta. Bella botta. Ok. Però avevano aperto di qua. Chi l'aveva vista che avevano aperto di qua? Bello. Una storia dell'architettura di Gotham. La corte avrà contribuito alla costruzione di tutti questi edifici. Uno, due, tre e quattro. 1842. 1841. 1836. 1877. Quindi dovremmo, non lo so. Dobbiamo attivarli. Me lo sentivo. Riconoscerei la centrale ovunque. Municipio. La cattedrale di Gotham.
ci ho sperato. Risolvi l'enigma. Allora, fatemi pensare. Per quale motivo? Perché sono diversi. Ho sbagliato. Questo è il primo. Del 1900, mo mi serve quello del 41, 42 che sarebbe no, devo stare attento, 41 che sarebbe questo. Ecco dove ho sbagliato. Poi c'è questo e infine questo. Ci sono quasi. Dovevi fare in ordine diversi tipi di apparati di potere in città. Non mi stupisce che interessino alla corte. Ma certo, dovevo immaginare che fossi tu. Ho paura, sta parla con noi? Allora, avevo capito l'enigma perché dice le date. Solitamente quando ci sono le date si deve risolvere dal primo all'ultimo. Solo che non avevo visto che strutture non combaciassero come ho fatto io. Ho dato per scontato. Lo so che sono dei ritratti. È il 5? No, è il 6. Mi serve prima. Voglio farlo in ordine. E sventurati topi che afferreremo per puro diletto accettino questa semplice verità senza comprenderla. Noi siamo in controllo. Ok. Andiamo ad attivare quell'altro intanto. Madonna che... bel posticino. Peccato che se ci sono più persone sarebbe più bello. Gotham è un motore del progresso, un inno alla potenza dell'uomo e del denaro, un'utopia. Noi l'abbiamo creata. Li sto ascoltando in ordine cronologico perché è pure corretto come concetto, come cosa. È ora di mandare. Ci stavo aspettando, non mi piace quando ci aspettano le persone. Vediamo un po'. Beh, dove sei? Avvicinati al dipinto. Sì. Aspetta! Nel trailer, no, aspetta, me l'avete spoilerato. Non è che io casualmente ho fatto il gioco del trailer. Mi spiego. Praticamente il 3 faceva vedere che Batgirl forse era sotto il controllo dei gufi. Non è che io ho fatto il giochetto proprio che ho scelto il personaggio per farlo convertire involontariamente. E in questo caso ho scelto proprio Batgirl involontariamente. Guarda, sapete che pariata. Così ce l'hai fatta e senza nessun aiuto. Pensi che ti lasci distruggere Gotham senza battermi? Distruggere Gotham? No, noi cerchiamo di salvarla, di conservare la sua gloria. Adesso posso capire che hai il potenziale per fare lo stesso. Non sei il primo criminale mascherato a tentare di vendermela così. L'unica nascosta dietro a una maschera sei tu, Miss Gordon. Jacob... Kane... Come... Lo so. Proprio come sapevo che mio nipote Bruce manteneva l'ordine in pigiama corazzato. No, non l'ho detto a nessuno. Per lealtà a Martha. Viviamo tutti una doppia vita per proteggere la città dal caos. È solo... che la nostra corte è più discreta. Non stai
proteggendo questa città. Tu e la tua setta la state usando come un parco giochi personale. Sì, Batman direbbe lo stesso nella tua posizione. Perciò non ho detto a Bruce della corte. Colpo di scena. Non me l'aspettavo. Abbiamo gli stessi fini. Gli stessi nemici. È folle che tu non serva noi. Al contrario di te, io non uccido nessuno. Tattiche diverse, devo ammetterlo. So che hai ucciso Langstrom e il suo assistente. E questa la chiami protezione? Chi ci tradisce soffre le conseguenze. Langstrom ha tradito la corte. Bruce combatteva per uno scopo superiore. Tu vuoi solo il potere. Non te lo avrebbe mai permesso. Non usare mio nipote contro di me. Piango la morte di Bruce. E voglio risposte. Proprio come te. Non fare paragoni, Jacob. E va bene. Ho protetto Bruce, ma non proteggerò te. Se non ti unisci a noi, temo che dovrei unirti a Lance. Perimetro violato! Ci attaccano in sala da ballo! Sono comparsi dal nulla! C'è un altro qui. C'è un altro problema. È chiaro che ho problemi più pressanti. Levati dai piedi. Ciò che accadrà non ti piacerà. C'è qualcosa. Mi puzza qualcosa. Ci sta. È arrivata la tizia. Merda, devo tornare alla sala da ballo. Sei già morta, Batgirl. Ciao. Devi smettere. Cavolo, volevo schivare. Mi gusterà la tua morte. Vedi la morte. Non posso interrogarti, che palle. Vabbè, ci ho provato. Ah, questi, oddio. Non sono stato io. Non mi piace. C'è uno scontro tra rivali. Meglio non entrare in mezzo. Ah, devo per forza. Ok. Batgirl. Ti trovi sempre in una condizione di trovarti tutti contro tutti. Anche con Harlequin si è trovato. No. Ok, cominciamo molto male. Oh, è la seconda volta che Batgirl si trova in una situazione di. Campanile, ah. È arrivata la Lega delle Ombre. Ricevuto, ho chiamato i soccorsi. In che senso ho chiamato i soccorsi? Lì qua dentro gli assassini. Guarda
volevo. Vabbè. Cioè, aspetta, tu devi essere più pericoloso. Oh, madonna, capocciata che ha fatto. Bello. Cura? Grazie. Mi aspettavo peggio. No, non dimmi che è la sala da ballo. No, la sala da ballo no. No, dite che è un massacro. No, no, dai, hanno ammazzato anche i... Cosa sei tu? No, ebbe. Ok, cominciamo. Bell'armatura, mi piace. Ti faccio i miei complimenti dell'armatura. Forse pensavo che eravate più pericolosi. Cioè, veramente. Certo, danno fastidio. Ora sì che... Sta arrivando! Vabbè, c'è pure da dire che sto affrontando dei tizi che sono a livelli molto più deboli. Dimmi che l'ho colpito. Dai, fuoco d'amico deve starci però, eh. Ma arrivo anch'io. Puoi levarti, per favore. Permetti a me. Forse in due potreste dare fastidio. Te la senti? Oh, calma.
Oh. Perché siete in due, sennò era un po' più diverso, però vi ho fatto male. Bello! Cioè, non era quello che volevo dire, però mi è piaciuta la combo. Beh, ero sopra in realtà, però va bene lo stesso. La polizia sta per entrare nell'hotel, consiglio una fuga rapida. Tanta roba. Chi mi manda un messaggio? Basta. Ah, ma tutti quanti mandano messaggi quando io devo sempre giocare. Montoya, sono Batgirl. Sai cosa è successo all'hotel, vero? Ero proprio là. Sì, allora mi sai dire chi diavolo erano quegli assassini? Era la Lega delle Ombre. Ti invierò tutto quello che abbiamo su di loro. Non è una passeggiata, muoviti! Tra poco ci sono quasi. Nessuno ha visto niente. Ma io non ho capito, quindi se io faccio la rincorsa e lo acchiappo. No, non cambia nulla. Vabbè. Allora, piccola domanda. Non è che c'è qualcosa in zona da fare? No. Ah, beh, in realtà c'è una cosa. Credo che posso per arrivare là. Vediamo un po' facendo così. Meglio. Mamma mia. Particolare, sono arrivate il clan delle ombre. Molto interessante. Quindi il clan dei Goofy non c'entra nulla con la morte di Bruce Wayne. Mi state dicendo questo per caso? Allora, per prima cosa c'è il pinguino. Andiamo da pinguino un attimo, che sta proprio davanti a me. Ci arriviamo volando comunque, non vi preoccupate. Guarda com'è bello. Mi vede troppo planare. Peccato che l'hanno fatto solo con Batgirl questa cosa. Peccato, sì, perché gli altri no. Già di ritorno. Sai sempre come sorprendermi. Allora, ora andiamo. C'era una missione da fare là, che la vorrei fare. Però, sai, il traffico di organi rischia di perdere troppo tempo, quindi andiamo direttamente qua. Ci sta roba nuova. Vediamo un po' come si evolve la situazione, raga. E la stacchiamo qui dopo questo. Dovremo fare qualche altra missione di campagna per avere almeno lo stesso livello di come siamo adesso, perché siamo troppo forti. Questo lo confesso. Cioè, abbiamo perso comunque tempo a combattere. Però, vediamo.
L'assassinio di alcune personalità di grande spessore nell'Orchard Hotel è una delle pagine più tristi di Gotham. Ora spetterà ai veri eroi, le forze di polizia, farsi avanti per riportare l'ordine in questa città e riconquistarla. Wow, ma che strano. Il commissario Kane non corrisponde a nessuna voce raccolta. Ehi! Magari non è un membro della corte, ma potrebbe essere una complice. In fondo è la moglie di Jacob. Forse Catherine non è al corrente del segreto di suo marito. Conosco bene Jacob e non ho mai avuto il minimo sospetto. Quel bastardo ha fregato tutti. Persino Bruce. Le altre persone identificate al ballo. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Sono stati uccisi dalla Lega nell'hotel. Il colonnello Kane è l'unico membro sopravvissuto. E probabilmente anche la Cobblepot. Lei non è nell'elenco. E la corte è senz'altro più grande di Jacob Kane e Constance Cobblepot. L'onnipotente voce aveva ragione. Nessuno crederebbe che una filastrocca muova i fili di Gotham da così tanto. Ma la gente crederà che Jacob Kane ha architettato l'omicidio di Langstrom. E noi abbiamo tutte le prove. Dobbiamo mostrarle a Montoya. Forse basteranno per aprire un caso. Vedrò di includere la nostra lista dei membri, deceduti e non. Dobbiamo fare molta attenzione. Jacob starà solo aspettando una nostra mossa. Va detto a Talia. La corte e la Lega cercano di ammazzarsi a vicenda. Allora stiamo pronti per quando saremo in mezzo. Ok. Si scontra a vicenda. Per quale motivo si scontra a vicenda? Ci sono altre informazioni in bacheca. Catherine Kane non sta facendo niente per la città. Tra la corte e la Lega va già male. La polizia peggiorerebbe solo le cose. Le nostre serate si complicheranno parecchio. Allora, c'è una cinematica con lei, facciamola sola. E il continuo del pupa della dell'indagine del padre. La statua di mio padre gli assomiglia. No. Oh, brava. Abbiamo qualcun altro arrabbiato. Bruce è morto. La corte dei gufi è reale. La Lega delle Ombre ha invaso Gotham. E voi fingete che sia tutto normale. Beh, non riguarda soltanto la Lega. O la corte. Io non ricordo il volto di mio padre. Ogni volta che penso a lui, somiglia a quella stupida statua. E? Io ho una memoria fotografica. Almeno l'avevo. Sono Batgirl. Come posso riuscire a combattere il crimine? Se non posso affidarmi alla testa. Tu arrabbiati e punta la rabbia su tutto quello che non va. È quello che faccio io. Però grazie, Jason. Non c'è di che. Batgirl. Allora, noi la stoppiamo qui, ok? La stoppiamo qui perché onestamente interessante
A parte che dobbiamo potenziare... Dai che... Potenziare tutti. Dobbiamo potenziare Batgirl, nuovo equipaggiamento, nuove tipologie di armi, tutto. Dobbiamo vedere cosa possiamo fare come ricerche. E cambieremo personaggi adesso, uno dopo l'altro, nel rifugio, perché da come c'era quello di Batgirl, sicuramente ci sta qualche cinematica dedicata di narrazione per un altro personaggio. Ok? Quindi la 38, passo e chiudo. Bella ragazzi.